Presidente, un premio intitolato alla figura di Vidagno, che cosa vuol dire per lei? Vidagno. Innanzitutto era soprannominato il gigante, quindi io in qualche maniera mi identifico. In secondo luogo, sia pure in epoca moderna, la mia famiglia si è imparentata con la sua, questo mi riempie di orgoglio. E in terzo luogo, la Regione Puglia è fortemente impegnata nella fondazione a lui dedicata. Devo dire che è un eroe dell'antifascismo pugliese, del quale evidentemente innanzitutto Conversano, ma tutta la Puglia è particolarmente orgogliosa. E grazie alla fondazione, che è una delle fondazioni della Regione Puglia, noi manteniamo vivo non solo il suo ricordo, ma soprattutto l'attualità del suo messaggio politico basato su un riformismo intelligente e fortemente a sinistra. Era dalla parte dei più deboli, ma non era un radicale, era una di quelle personalità della quale evidentemente abbiamo sentito tantissimo la mancanza nel seguito, ma grazie a persone straordinarie che lavorano qui alla Fondazione, il ricordo di Vidagno è ancora tuttora attualissimo e vitale. Un ricordo che non si traduce in un monumento, come dice il presidente Gianvito Mastroleo, un monumento che comunque verrebbe rovinato dal logorio del tempo, ma in un premio che premia i giovani. Giovani talenti, non soltanto nel nostro territorio ma anche negli altri. Soprattutto è un premio dinamico, non statico, cioè premia lavori da realizzare, così mi hanno spiegato. Quindi la giuria valuta il progetto scientifico, lo sostiene attraverso il finanziamento, ma poi controlla che appunto l'utilizzo dei fondi del premio siano coerenti con le premesse e che diano poi un risultato. Mi pare che sia stato premiato uno studio sui migranti, sui flussi migratori, ed evidentemente è un argomento di grande attualità e di grande interesse anche per la Regione Puglia.